Allora, distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. Aspetta. Distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. Distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. Adesso puoi spegnere perché l'ha ripetuto quattro volte. The Hard Way di Howard Hill, pagina 66, 1952. Tanto per, non è una citazione, è una citazione. Un'altra citazione, no? Portate pazienza. La mira deve essere affrontata senza ansia, deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come il punto focale del tiro. Al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido. Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto più con il subconscio che con il conscio. Quando ad arcieri di elite chiedo come miri, la risposta invariabilmente è non lo so, accade. La mira deve essere affrontata senza ansia, deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come il punto focale del tiro. Al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido. Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto con il subconscio che con il conscio. Quando ad arcieri di elite chiedo come miri, la risposta invariabilmente è non lo so, accade. Total Archery di Kisik Lee, pagina 59 e 60. 2002. Questo, due citazioni che si assomigliano molto alla fine, solo per dirvi che non solo Howard Hill, il più grande longbowista di tutti i tempi, ma il re the golden touch, quindi più che golden touch, a quello non si possiamo dire che sbaglia, non lo dice Berti, è una citazione, pagina 59-60, chiaro. Tutti a casa avete Total Archery? Io ce l'ho. Allora, prima di parlare, perché poi alla fine, no? Questa mira. Oh, sto facendo troppa teoria. No. Sto facendo troppa teoria. Che dici? Non lo sai. A casa. Allora, perché poi alla fine, no? Questa mira, come la codifichiamo? Cioè, accade, non lo so, la punta della freccia non la devo manco guardare. Alla fine effettivamente è stata codificata. È stata codificata. Esiste una teoria universale della mira. Non lo sapevate? Se non lo sapevate, ora lo sapevate. Ora lo sapete. Secondo la teoria universale, la mira è identica in tutti i tipi di arco, siano essi arco storico, longbow, ricurvo, compound. Allo stesso tempo è identica in tutti gli stili, siano essi istintivi, fluidi, dinamici, collimati. Questa teoria universale della mira ha due regole e cinque fasi. Qui vi rimane questo, non c'è bisogno che prendete appunti. La prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente più che con gli occhi, l'abbiamo visto. Una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire e la mente, che in modo subconscio, farà spostare l'arco in modo opportuno per colpire il centro del bersaglio. Ad esempio, nel caso del compound, è del tutto normale
che il PIN di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve sforzare di spostare consciamente il PIN nel centro. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare consciamente il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questo permetterà, fra l'altro, di evitare l'anticipazione del tiro e tutti gli errori provocati da un'azione non coordinata e quindi l'innesco del target panic. Lo rileggo. Rileggilo per favore. La prima regola, abbiamo detto due regole e cinque fasi, vediamo le due regole. La prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente e non con gli occhi. Ci dobbiamo abituare, vediamo come io mi alleno a questo. Una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, lombo o qualsiasi cosa, ed è logico, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire e la mente, che in modo subconscio farà spostare l'arco in modo opportuno per colpire il centro del bersaglio. Faccio una parentesi prima, che non sono parole mie, poi vi dirò chi ha scritto questo, chi ha codificato questo. Ad esempio, nel caso del compound è del tutto normale che il pin di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve sforzare di spostare consciamente il pin nel centro. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questa permetterà, tra l'altro, di evitare l'anticipazione e tutti gli errori correlati a questa. Esattamente quello che ho detto prima, no? Lo ricordate quando parlavamo del compound della Big Tension? Che ho detto, il pin naviga, mentre io aspetto di uscire, di che la mezzaluna faccia scattare, o rotazione, quello che ho, che la Big Tension faccia scattare lo sgancio a rotazione, e non so quando partirà, ecco che si attiva questa cosa subconscia, queste routine subconsce che permettono la mira. Seconda regola.